Digest Assemblea 2019 in Valle d'Aosta. La Figest e la FENT ospiteranno l'Assemblea Generale della European Traditional Sport and Game Association. Le finalità sono il supporto, lo sviluppo e la promozione di una rete europea che lavori a sostegno dei giochi e sport tradizionali, quale elemento importante del patrimonio culturale dell'umanità. Enti di 17 nazioni formano ad oggi la ESGA, 12 collegi universitari, 36 federazioni nazionali, tra le quali la FIGEST, e 25 associazioni culturali e musei. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso il palazzo della regione Val d'Aosta. Siamo in Aosta e oggi ci sarà l'Assemblea Generale Agest. In mia compagnia ho il presidente Agest, Pere La Vega. Presidente, quanto è importante, che cosa rappresenta l'Assemblea Agest? L'Assemblea Agest è molto importante perché è una opportunità molto straordinaria per favorecer un aspetto clave, e è il punto di incontro, di comunicazione, di relazione entre tutti i membri della Associazione Europea che proceden da diverse regioni dell'Europa. Quanto è importante fare questa assemblea oggi? È molto importante perché è l'assemblea numero 18 e è un'assemblea dove si conferma che piccolo a piccolo, poco a poco, l'associazione sta aumentando il numero di membri, di rappresentanti delle diverse aree, ambiti di applicazione, di intervenzione sul giochi tradizionale. Presidente, obiettivi per questa per l'AGEST. Gli obiettivi che si pone? Bien, nosotros tenemos un plan estratégico diseñado para los próximos años, hasta el 2021. Y para nosotros es muy importante favorecer la cohesión interna de los miembros para activar el trabajo en red y también el intentar favorecer la proyección a nivel europeo de todas las acciones que realizamos. En esta asamblea, por ejemplo, vamos a activar el reconocimiento de personas, a veces poco visibles, que son ejemplos de buenas prácticas, así como también de organizaciones que son ejemplos de buenas prácticas para favorecer la promoción y la salvaguarda de los juegos tradicionales. Por lo tanto, este sería un objetivo muy importante en esta edición, de favorecer la cohesión interna, haciendo visibles las personas u organizaciones que a veces son poco visibles. Ok, grazie mille, presidente. Grazie, grazie per tutti e complimenti per tener la opportunità di stare oggi in la capitale europea del giochi tradizionale qui in Aosta. In mia compagnia ho l'assessore all'istruzione in università e politiche giovanili, Chantal Sertan. Assessore, quanto è importante oggi trovarsi qua per l'Assemblea Agest e quanto è importante naturalmente per la regione? Beh, per l'amministrazione regionale è molto importante, a livello di assessorati e di presidenza della regione abbiamo sempre sostenuto negli anni la federazione, in particolare la Fédération de Sport Populaire de Nutratera, ma anche tutte le altre forme di gioco che ci sono e le associazioni che stanno lavorando in Valle d'Aosta, perché riteniamo che sia fondamentale, credo anche per lo sviluppo della persona e della personalità, e quindi crediamo proprio che a livello chiaramente di giovani è un momento quello del gioco e quindi dell'associazionismo anche, perché poi si trova l'importante anche i rapporti umani che si creano all'interno di queste associazioni di sport tradizionali, è proprio la relazione, quindi a livello di giovani sicuramente è importante continuare a alimentare e a favorire queste occasioni, ma credo che sia anche importante il valore del gioco in sé, perché il gioco, soprattutto i giochi tradizionali, portano proprio l'identità del territorio, l'identità anche di un popolo. Grazie mille. Thank you.
consigliere regionale ed ex giocatore degli sport tradizionali Jean-Claude Daudry. Consigliere, innanzitutto quanto è importante il turismo e quello che portano i giochi tradizionali nella vostra regione? Sì, intanto grazie, colgo l'occasione per sottolineare dell'importanza per la nostra regione, quindi per sottolineare come questa, il fatto di poter ospitare oggi l'Assemblea Europea degli sport tradizionali rappresenta sicuramente un importante volano turistico, o meglio un connubio perfetto tra quello che è la cultura, lo sport tradizionale, la tradizione della nostra regione che oggi si confronta a livello europeo e quindi anche con un importante atto turistico di far conoscere la nostra regione ancora di più al di fuori dei suoi confini. Consigliere, ex giocatore di sport tradizionale? Quasi ex, ogni tanto ho ancora, lo ammetto, la fortuna di poter praticare, di ritagliare alcuni fine settimana. È una cosa che chi è nato in Valle d'Aosta cresce con lui, nasce con noi, fino a quando siamo bambini cominciamo ad andare a scuola, a uscire con i nostri amici, a vivere nella natura, nei campi, ed è proprio nei campi e nella natura che si sviluppano i nostri giochi. Aosta, capoluogo di regione della Val d'Aosta e crocevia d'Europa, capitale alpina, regione autonoma di circa 34.000 abitanti. Si estende a ventaglio al centro della regione in un'ampia pianura circondata da alte montagne. Aosta è una città fondata dai Romani, infatti conserva importanti monumenti, l'Arco d'Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro e il Cripto Portico.